Paramora dell'uragano Dorian, sono migliaia le persone indicate come disperse alle Bahamas dopo il suo passaggio. Moltissimi residenti stanno usando i social per cercare di rintracciare amici e familiari. C'è anche un sito, dorianpeoplesearch.com, che elenca i nomi di oltre 5.000 dispersi. Il bilancio ufficiale delle vittime al momento è di 20 morti, le autorità però temono che possa salire ancora. Intanto sulle isole sono arrivate le squadre di soccorso della Guardia Costiera americana e della Royal Navy britannica. C'è anche una notizia che riguarda il premier Donald Trump, che ritorna sulla polemica legata al passaggio o meno dell'uragano in Alabama. La vedete, questa è la foto che sta facendo il giro del web, questa carta dell'Ufficio Meteorologico Nazionale americano, dove si vede un'aggiunta fatta a pennarello nero. In qualche modo Trump è accusato di aver modificato questa carta per giustificare un tweet in cui includeva l'Alabama negli stati toccati da questo uragano. L'Alabama stava per essere colpito o sfiorato, poi ha preso una traiettoria diversa. Le fake news lo sanno molto bene, così ha twittato oggi Trump, proprio in qualche modo per confermare la sua tesi. Veniamo ora al viaggio.